Le leggende metropolitane sono ormai diventate famose in tutto il mondo. La cosa inquietante di alcune di queste è la veridicità del fatto che viene raccontato. Essendo delle leggende, non si sa se siano vere o meno. Una leggenda in particolare, però, è riuscita ad attirare la mia attenzione. Come ben sapete, lo smiley è una faccina usata comunemente nelle conversazioni su internet, sia che si tratti di chat o di SMS. Una cosa che forse non sapete è una storia riguardo questo emoticon. Siete su internet, parlando in chat con qualcuno. All'improvviso, però, l'altra persona incomincia a scrivere una frase abbastanza strana. I did it for the lulz. Prima una, poi due, poi tre volte. Una cosa apparentemente insignificante. Poi però incominci a sentire freddo, quasi come una lama che ti colpisce. E ancora dopo il nulla. Si dice che Smiley venga evocato da quella frase solo se ripetuta per tre volte consecutive, senza quindi che l'altra persona continui a scrivere nel mentre. La frase significa letteralmente "l'ho fatto per ridere" e di solito viene usata in modo scherzoso. Dopo aver fatto qualcosa di fastidioso nei confronti di qualcuno, Smiley così sorride, anzi la sua faccia è un sorriso, e arriva ad uccidervi, seguendo l'ordine di chi l'ha evocato. Una leggenda metropolitana abbastanza inquietante, non credete? Ora però pensateci bene. La possibilità che sia vera è in effetti bassa. Anzi, per dimostrarvelo, ve ne darò una dimostrazione. Thank you.